Allora io credo che la Costituzione repubblicana sia uno dei più grandi valori che noi abbiamo. Ecco perché mi piace parlarne e soprattutto poi ascoltare le vostre domande. Le vostre domande che apparentemente, probabilmente qualcuno di voi si sentirà portato a non farla perché dice ma questo che ha a che fare con la Costituzione repubblicana? Non è vero, perché qualsiasi domanda ha a che fare con la Costituzione. Che se mi chiedete di legalità è Costituzione, se mi chiedete di sicurezza è Costituzione, se mi chiedete di spazzatura è Costituzione perché è diritto alla salute, se mi chiedete di istruzione è Costituzione, se mi chiedete di uguaglianza è Costituzione, solidarietà è Costituzione, lavoro è Costituzione, scuola pubblica è Costituzione, democrazia è Costituzione. Se non c'è la Costituzione c'è altro, c'è dittatura, c'è caos, c'è anarchia e ovviamente non ci sono regole, perché le regole servono anche per vivere pacificamente. Non è che ognuno di noi si sveglia la mattina e può fare quello che vuole, ci sono delle regole che vanno rispettate, perché il mio diritto deve fare i conti con il diritto dell'altra persona che è di fronte a me, col mio vicino di casa, e quindi è un contrappeso tra diritti e doveri. E io personalmente la legalità non l'ho mai percepita come un limite alla mia libertà o come un'oppressione. La legalità significa poter vivere meglio e soprattutto liberarsi da altre oppressioni. La vera oppressione è il crimine, la criminalità organizzata e soprattutto i rapporti, di cui pochi parlano perché non hanno interesse a parlare, ma io ne parlo, tra criminalità organizzata e poteri, cioè tra criminalità organizzata, mafie e politica, tra mafie, economia e finanza, tra mafie e istituzioni. Di questo non vogliono che se ne parli, e invece secondo me se ne deve parlare, che parlare di Costituzione significa parlare anche di questo, cioè sia di libertà, di valori di legalità e di contrasto alle oppressioni. Una volta c'era l'oppressione nazista, oggi noi rischiamo di passare dall'occupazione nazista all'occupazione delle mafie che sono sempre più forti. Concludo consegnandovi un dato. Oggi, non so se alcuni di voi studiano economia o sono appassionati di economia, il 25% del prodotto interno lordo del nostro paese, cioè la ricchezza del nostro paese, l'economia del nostro paese, è fatto di capitali mafiosi. Cioè significa che oggi il nostro paese, se non avesse i capitali mafiosi, sarebbe un paese sull'orlo del baratro.